La sede di Confindustria Pesaro Urbino ha ospitato questa mattina i candidati alla presidenza della Regione Marche in vista delle prossime elezioni per presentare bisogni e priorità del territorio formulati dalle associazioni di categoria che hanno organizzato l'incontro. 8 i punti essenziali, tra cui il tema legato alle infrastrutture e alla burocrazia, del documento unico firmato da Confindustria, CIA, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, Copagri e Legacoop, a cui i candidati governatori hanno presentato soluzioni e proposte del proprio programma elettorale. Oggi presentiamo un documento ai candidati alle regionali, alle politiche regionali, un documento che è frutto di un lavoro fatto con tutte le associazioni di categoria. Noi come associazioni del nostro territorio ci incontriamo già periodicamente per analizzare quelle che sono le problematiche del nostro territorio e soprattutto dare indicazioni e dare soluzioni per la ripresa economica del nostro territorio. Sono tutti temi condivisi, tutti i temi sono cari a far sì che questo territorio porti sviluppo e soprattutto un rilancio della nostra economia che cercherà di recuperare quei punti di PIL persi. Le infrastrutture sono la base di un paese avanzato. Di conseguenza riteniamo che siamo rimasti un po' indietro per essere competitivi. Non solo le infrastrutture, c'è una burocrazia che ci rende poco competitivi nelle attività, nella concorrenza. Ecco, il territorio, noi chiediamo che anche le amministrazioni si avvicinino di più a comprendere quelli che sono i bisogni dell'impresa e ci aiutino a rilanciare. Non sono aiuti economici che chiediamo, ma sono aiuti per rendere più snella, per rendere più snelle le attività e essere chiaramente più competitivi. Il credito sarà fondamentale, garantire liquidità alle nostre imprese in un contesto economico così complesso, quindi ai candidati chiederemo impegni concreti e seri in tema di credito, di liquidità, di un ruolo importante delle banche nella Regione Marche e mettere al centro dell'impresa, perché l'impresa in questo momento ha necessità di liquidità, di garanzie, di serenità, liquidità anche in tempi veloci, bandi a portata anche di piccola impresa, bandi importanti a cui possono accedere tutti, che danno contributi e un futuro a questa regione.